Salve a tutti amici del team HCS, oggi sostituzione autoradio Fiat.Evo, quindi aveva di serie poca multimedialità, pressoché zero, e quindi l'abbiamo sostituita con un pannello multitouch con sistema Android ed Apple CarPlay. Vi mostro subito in macchina. Eccoci qui amici, allora vi mostro subito. Punto Evo, abbiamo il design originale del veicolo, quindi riprende la mascherina, il form factor esattamente appunto come l'originale, però ci integra il display da 7 pollici full HD multitouch capacitivo con tutte le funzioni, con Android 12 in questo caso. Abbiamo la navigazione offline, abbiamo la navigazione online pure, quindi Google Maps nel caso dell'utilizzo del wifi. Queste sono le mappe Europa precaricate, quindi nel caso di nessuna connessione. Abbiamo poi la visualizzazione insomma delle app YouTube, Google, quindi servizi di Google sono presenti con il Play Store. Poi troviamo l'Android Auto e il CarPlay in modalità wireless, quindi in modalità split view, quindi abbiamo Google Maps, quindi abbiamo l'integrazione con Spotify, l'integrazione con le app di messaggistica oltre che per le chiamate, quindi per le notifiche che l'assistente vocale ci va a leggere e a gestire, oltre che per anche la musica in questo caso. Abbiamo l'integrazione con il veicolo con per esempio le informazioni, quali gli sportelli aperti, quali come in questo caso vado a operare sui comandi al volante, quindi ci recupera le funzionalità di serie. Grande punto è Punto Evo.